Ben ritrovati in questa seconda parte del nostro viaggio nel mondo della spettrometria di massa che abbiamo visto non è poi tanto sconosciuta perché appunto ci accompagna nella nostra vita fin dai primi momenti dopo la nascita con lo screening neonatale, analisi dell'aria, analisi dell'acqua, analisi del cibo, sicurezza alimentare, tracciabilità. Nello sport, nell'analisi antidoping, nelle analisi del laboratorio clinico, addirittura in sala operatoria, in tutte le scienze omiche, in archeologia, in moltissimi, moltissimi ambiti. Abbiamo visto come la spettrometria di massa ha come caratteristica quella di studiare gli ioni in fase gassosa. Abbiamo visto ioni piccoli, di piccole dimensioni, piccole molecole, o ioni prodotti da molecole grandi o grandissime, come molecole di milioni di peso molecolare. Abbiamo già visto come, diciamo, dopo l'introduzione del campione, la prima parte dello strumento sia la sorgente ionica. E la sorgente, appunto, è quella zona dove, dello spettrometro di massa, dove avviene la ionizzazione. Si formano gli ioni, le molecole sono trasformate in ioni. Una volta formati gli ioni, vengono accelerati e indirizzati verso l'analizzatore, che è la seconda parte fondamentale dello spettrometro di massa, dove vengono analizzati. L'analizzatore determina il loro rapporto massa su carica, uno ione in quanto una particella carica ha una massa e una carica, e l'analizzatore determina il rapporto massa su carica. Dopodiché gli ioni continuano il loro percorso verso il rivelatore per poi appunto produrre lo spettro di massa. Abbiamo già visto che analizzatore e rivelatore devono essere sottovuoto per far sì che gli ioni rimangano quanto più, diciamo, intatti possibili dalla sorgente fino ad arrivare al rivelatore. Abbiamo visto ieri un pochino, diciamo la volta scorsa, in dettaglio che come avviene la ionizzazione e adesso ripartiamo un po' da qui. Quindi la trasformazione di una molecola in ione. Abbiamo visto che la molecola può interagire con un fascio di elettroni per formare quindi un catione radicalico, lo vediamo qua. Questo catione radicalico lo chiamiamo ione molecolare. Ione molecolare perché ha la stessa massa della molecola, lo stesso peso della molecola ed è però uno ione che ha una carica positiva perché la molecola che è neutra per definizione, se togliamo un elettrone otteniamo appunto un catione, quindi un ione positivo, la molecola ha elettroni pari, se ne togliamo uno ha un elettrone dispari. Quindi un fascio di elettroni può ionizzare la nostra molecola, ma la molecola può essere anche protonata e quindi possiamo aggiungere un protone con vari metodi o possiamo anche deprotonarla e quindi rimuovere un protone e formare uno ione negativo. Abbiamo visto come la spettrometria di massa può, diciamo, caratterizzare sia ioni positivi sia ioni negativi. E poi abbiamo visto come una tecnica che appunto si chiama elettrospray, che vedremo un attimo, fra un attimo, ha la peculiarità di formare ioni con più cariche. Quindi se la molecola è sufficientemente grande, si possono formare ioni con carica più 5, meno 10, più 30, a seconda della molecola che stiamo studiando. Allora, le tecniche di ionizzazione possiamo dividerle in due grosse famiglie, quelle che sono utilizzate per studiare le molecole volatili sono state le prime tecniche di ionizzazione con cui è nata la spettrometria di massa. Vi dicevo la volta scorsa che inizialmente la spettrometria di massa studia gli atomi, poi passa alle molecole, alle piccole molecole volatili, per poi passare a metà degli anni 80 a studiare tutte le molecole, grandi, piccole, polari, non polari, volatili, non volatili. E per le molecole volatili abbiamo due tecniche di ionizzazione. La prima è la ionizzazione elettronica, come vedete, diciamo, è stata introdotta già da J.J. Thomson oltre un secolo fa. La seconda è la ionizzazione chimica. È interessante notare come la ionizzazione elettronica introdotta più di un secolo fa sia ad oggi la ionizzazione usata
per eccellenza nella ionizzazione delle molecole volatili. In oltre un secolo di storia di spettrometria di massa non si è trovata una ionizzazione migliore della ionizzazione elettronica. E allora vediamo come funziona questa tecnica. Allora abbiamo detto si applica alle molecole volatili, quindi la molecola deve essere in fase gassosa. Le molecole volatili sono molecole che sono apolari, che non hanno gruppi acidi, non hanno gruppi basici, altrimenti formerebbero dei forti legami a idrogeno che ne impedirebbero la volatilità. Per portare una molecola in fase gassosa dobbiamo scaldare e quindi la sorgente a ionizzazione elettronica ha una certa temperatura, 250 gradi per esempio, quindi le molecole devono essere anche termicamente stabili. E poi, oltre ad essere volatili, devono anche essere a basso peso molecolare. Molecole volatili hanno un peso molecolare 500, 600, massimo 1000 Dalton, non oltre. Come vengono ionizzate nella ionizzazione elettronica? Abbiamo già visto quindi che è un fascio di elettroni che si avvicina alla molecola. Un fascio di elettroni che è prodotto da un filamento a cui applichiamo un potenziale di 70 electron volt. E qua vedete alcuni dei filamenti utilizzati, vedete bene qui c'è un filamento, applicando a questi due piedini un potenziale, una corrente, questo filamento diventa incandescente e emette elettroni. Questi elettroni vengono attratti da un polo positivo, che è l'anodo, che vedete in fronte, e dietro al filamento e dietro all'anodo mettiamo il polo di magnete per far sì che il movimento degli elettroni sia un movimento di tipo circolare. Quindi gli elettroni si muovono da una parte all'altra della sorgente e interagiscono con la nostra molecola. Per spiegare questa interazione sono solito fare l'esempio del treno. Immaginate che una persona con i capelli lunghi sia, per esempio, alla stazione sul binario aspettando il treno, passa un treno ad altissima velocità. Cosa succede? Parte della sua energia viene trasferita alle molecole dell'aria che la trasferiscono ai capelli e i capelli si muovono. È un'interazione a distanza, fortunatamente. E anche nel caso della ionizzazione elettronica è un'interazione a distanza. Un fascio di elettroni passa vicino alla molecola e trasferisce della parte della sua energia alla molecola, producendone appunto la ionizzazione. E quindi, come abbiamo visto, appunto si forma lo ione molecolare. Quindi uno ione positivo, radicalico, che ha lo stesso peso della nostra molecola, perché la differenza è soltanto un elettrone e, come sapete, un elettrone ha un peso trascurabile. Allora è come se noi avessimo la nostra molecola qui rappresentata da un bicchiere, lo portiamo in fase gassosa, lo facciamo volare, interagisce con qualcosa e in questa interazione l'energia trasferita è sufficientemente grande da poterlo rompere. E allora ecco che abbiamo lo spettro di massa che è qui riportato, dove vedete ci sono tanti picchi, ciascun picco corrisponde a uno ione. Sulle ascisse o il rapporto massa su carica che abbiamo visto viene determinato dall'analizzatore, nelle ordinate ho invece l'abbondanza relativa degli ioni rapportata al 100% che è determinata dal rivelatore. Quindi in uno spettro di ionizzazione elettronica abbiamo molti frammenti perché questa interazione tra elettroni e molecola porta non solo alla ionizzazione, ma una volta che si forma lo ione molecolare, questo si rompe e quindi produce dei frammenti che avranno dei valori di m su z più piccoli ovviamente dello ione molecolare. Quindi lo ione molecolare sarà lo ione più a destra nello spettro e i frammenti saranno alla sua sinistra. I frammenti sono fondamentali per determinare una delle proprietà che abbiamo visto ieri, cioè la struttura. Con la spettrometria di massa possiamo determinare la struttura di una molecola e per fare questo abbiamo bisogno dello studio dei frammenti in uno spettro di massa e quindi studiando i frammenti riusciamo a ricostruire l'immagine. È come se quando quel bicchiere era intatto io fossi stato, avessi avuto gli occhi bendati, dopodiché il bicchiere si rompe, apro gli occhi, vedo un sacco di frammenti, mi metto lì con la colla, piano piano li rimetto insieme ed ecco che riottengo, vedo veramente com'era il mio bicchiere all'inizio. Quindi i frammenti sono estremamente utili per poter determinare la struttura della nostra molecola.
E allora vediamo uno spettro di massa di ionizzazione elettronica, l'avete qui riportato, quindi il rapporto massa su carica è in ascisse, l'intensità relativa degli ioni è nelle ordinate e qua vedete subito M su Z 16. 16 che cos'è? 16 è una molecola molto piccola perché pesa molto poco e parliamo diciamo di molecole organiche, quindi ci sarà un atomo di carbonio, il carbonio pesa 12, ad arrivare a 16 mancano 4 unità, quindi ci saranno 4 atomi di idrogeno, quindi sarà CH4 che è appunto il metano. E vedete quindi questo a 16 è lo ione molecolare del metano e chi sarà lo ione a M su Z15? La differenza è una unità e quindi non può essere che lo ione 15 è dovuto allo ione molecolare che frammentando perde un atomo di idrogeno e forma lo ione CH3 più, che è appunto un rapporto M su Z15. 14 si perderà un ulteriore idrogeno e così via. Quindi abbiamo, diciamo, interpretato il nostro primo spettro di ionizzazione elettronica. Ma se la molecola è molto più complessa del metano, come per esempio in questo caso, questa è la molecola del colesterolo, a tutti noi nota perché tra l'altro lo abbiamo all'interno del nostro organismo, vedete dallo ione molecolare 386, da qui ricaviamo il peso molecolare della, appunto, molecola del colesterolo e tutta questa serie di frammenti ci sono estremamente utili per poterne definire la struttura, che come vedete è abbastanza complessa rispetto appunto a quella del metano. Bene, la ionizzazione chimica è analoga alla ionizzazione elettronica, la differenza è che la ionizzazione chimica non produce frammenti, quindi ionizza la nostra molecola volatile soltanto senza produrre dei frammenti. Ma vediamo al campo delle molecole invece polari, molecole polari, quindi molecole piccole, molecole grandi, degli acidi, delle basi, dei peptidi, del DNA, RNA, proteine, zuccheri, tutto quello che vi viene in mente che è una molecola polare, grande, piccola che sia. E in questo ambito, appunto, fanno la parte del leone due tecniche di ionizzazione che come vedete sono state introdotte molto più recentemente rispetto alla ionizzazione elettronica, l'elettrospray e il MALDI. Queste sono le due tecniche di ionizzazione che fanno, diciamo, la parte del leone nella ionizzazione delle molecole polari. E queste due tecniche di ionizzazione sono molto importanti e sono state riconosciute come premio Nobel per la chimica nel 2002 a John Fenn per l'introduzione dell'elettrospray e a Koichi Tanaka per l'introduzione del MALDI e come vedete dalle motivazioni per lo studio delle macromolecole biologiche, quindi elettrospray e MALDI possono studiare le molecole polari, non solo le molecole piccole, ma anche le molecole grandi o molto grandi. E allora l'elettrospray come funziona? L'elettrospray, già il nome stesso, vedete, è molto esplicativo, elettrospray, quindi c'è uno spray. Per produrre uno spray lo so bene come si fa perché siamo soliti usare del profumo, della lacca, del dopobarba e allora per produrre uno spray del profumo abbiamo una bottiglia dove c'è un tubicino estremamente piccolo all'interno del quale passa un liquido. E quindi pigiando, diciamo, il bottone sulla bottiglia avrò la formazione di goccioline molto piccole che appunto costituiscono uno spray che poi vanno ad appoggiarsi, appunto ad agiarsi sulla mia pelle. E quindi in questo caso però abbiamo nel caso del profumo, nel caso del dopobarba, nel caso della lacca, abbiamo nel liquido, nella bottiglia, molecole e nello spray abbiamo molecole. Ma qui noi non vogliamo avere molecole perché la spettrometria di massa studia gli ioni, quindi abbiamo bisogno di ionizzare. E allora ecco che al capillare attraverso il quale passa la soluzione del nostro campione applichiamo un campo elettrico, generalmente 3 kV, 4 kV, quindi 3000-4000 volts è il potenziale che applichiamo. Questo fa sì che per effetto del capillare si formeranno delle goccioline molto piccole, si formerà uno spray. Per effetto del potenziale, queste goccioline conterranno i nostri ioni. Le goccioline si formano a pressione atmosferica, qui c'è un foro, attraverso questo foro gli ioni entrano
nella zona dove c'è il vuoto e dove appunto ci sarà l'analizzatore, verranno analizzati e poi il rivelatore. Nella ionizzazione elettrospray non potevo non farvi vedere, diciamo, degli spettri elettrospray di ampliconi di tre coronavirus che interessano l'uomo. Il primo è la SARS, gli altri due sono virus dell'influenza. Dove vedete ci sono questi strand di acidi nucleici, pesi molecolari circa 280.000-270.000, e vedete che ciascun virus ha degli strand diversi dagli altri, quindi da un semplice spettro di massa è possibile poter identificare di quale coronavirus si tratta. Ancora non sono stati pubblicati gli spettri del Covid-19, ma vedrete, lo saranno molto presto. Si diceva macromolecole, quindi molecole molto grandi. Allora, questo è uno spettro che vi ho fatto vedere la volta scorsa, uno spettro elettrospray di una proteina che è molto grande, che ha un peso molecolare di circa oltre 1 milione di Dalton. La ionizzazione MALDI invece non opera su un liquido, quindi non abbiamo il nostro campione in soluzione, come invece avviene nell'elettrospray, ma il nostro campione è un solido. È un solido, e anche qui il nome stesso è molto esplicativo. Lo vedete, Matrix Assisted Laser Desorption, quindi la ionizzazione è prodotta da un fascio laser. Quindi ci sono dei fotoni prodotti da un laser che vanno a impattare sul nostro campione, che è allo stato solido. Ed è un matrix assisted, cioè abbiamo il nostro campione è immerso in una matrice, in una sostanza che introduciamo che fa da matrice, la cui funzione è quella di assorbire l'energia del fascio laser. Quindi il laser ionizza la matrice ionizzata ionizza il nostro campione. E vedete, dall'impatto del laser sul complesso, appunto, matrice analita, decollano, partono in fase gassosa questi aggregati formati da ioni, da molecole, da matrici, da analita, e poi alla fine in fase gassosa abbiamo gli ioni. Quindi si passa da molecole in fase solida a ioni in fase gassosa. Nell'elettrospray abbiamo visto invece si parte da molecole in soluzione, quindi in fase liquida, per poi andare a ioni in fase gassosa. E anche il MALDI, appunto, è in grado di ionizzare molecole piccole, ma molecole anche molto grandi. Qui vedete, sono diverse proteine, e vedete i pesi molecolari 48.000, 70.000, 120.000 e così via. Quindi siamo su pesi molecolari bassi, ma anche pesi molecolari molto molto alti. Sulla sorgente, allora, abbiamo visto più o meno come si fa a produrre uno ione, quindi si può formare un ione molecolare se la molecola è volatile con la ionizzazione elettronica, o ioni positivi, molecole protonate o deprotonate con elettrospray e MALDI. Una volta formati gli ioni in sorgente, dobbiamo determinare il loro rapporto massa su carica, e quindi chi fa questa operazione è appunto l'analizzatore, che è la parte successiva alla sorgente. Quindi nell'analizzatore avviene la separazione degli ioni secondo il loro rapporto massa su carica. Dicevamo già la volta scorsa come gli analizzatori utilizzano, diciamo, tre forze fondamentali per poter analizzare gli ioni, che sono quelle forze che influenzano il movimento degli ioni, e in particolare abbiamo già visto il campo elettrico, il campo magnetico e la radiofrequenza. Quindi nell'analizzatore, indipendentemente da quale sia, avremo una, due o tre di queste forze che servono, appunto, vengono impiegate per poter determinare il rapporto massa su carica degli ioni. Allora, gli analizzatori possono essere suddivisi in due grandi classi. Come potremmo separare degli atleti, per esempio? Beh, un modo potrebbe essere quello di farli percorrere una distanza molto lunga, come per esempio avviene nella maratona. Allora, abbiamo qua moltissimi atleti che partono tutti insieme, strada facendo, percorrendo una certa distanza, la fatica si fa sentire, vengono appunto separati. E quindi abbiamo gli analizzatori, un gruppo di analizzatori che separano gli ioni nello spazio. Nel caso degli analizzatori, gli ioni non percorrono decine di chilometri, ma percorrono metri o qualche decina di metri prima di per essere appunto analizzati. E tra questi notiamo gli analizzatori con cui è nata la spettrometria di massa. La spettrometria di massa nasce
impiegando un settore magnetico e un settore elettrostatico come analizzatori. E poi abbiamo qui gli ioni percorrono una distanza di circa 3-4 metri, grosso modo. Abbiamo poi un analizzatore che storicamente si è succeduto agli analizzatori elettrostatico e magnetico, che è appunto il quadrupolo. Qui il cammino che gli ioni percorrono è di circa 1 metro, e il quadrupolo utilizza due delle tre forze, ovvero sia la radiofrequenza e il potenziale. E poi abbiamo un terzo membro di questa classe di analizzatori, che è l'analizzatore a tempo di volo, in inglese time of flight. L'analizzatore, il TOF, time of flight, misura il tempo di volo degli ioni. Quindi è come se fosse un cronometro digitale che parte quando gli ioni entrano e si ferma quando gli ioni arrivano. Il tempo di volo quindi utilizza semplicemente un campo elettrico che dà appunto energia cinetica agli ioni. C'è poi una seconda classe di analizzatori, quegli analizzatori che invece separano gli ioni nel tempo. Perché? E beh, perché in questo caso, come vedete qui in figura, per separare queste coppie di grandi ballerini non li facciamo percorrere chilometri e chilometri lungo un certo percorso in una certa strada, ma li teniamo tutti dentro a una stanza molto grande. E si inizia la musica, si inizia a ballare e col passare del tempo la fatica si fa sentire. Sono sempre all'interno della stanza, quindi in uno spazio abbastanza ristretto, ma col passare del tempo si ha appunto la separazione delle varie coppie. E allora ecco che i nomi di questi analizzatori sono quanto mai esplicativi. Analizzatori di questa classe sono la trappola ionica. Gli ioni sono intrappolati in una regione di spazio molto piccola che vedete qui rappresentata da questi due analizzatori, e la trappola ionica utilizza le stesse forze del quadrupolo, ovvero sia utilizza un campo elettrico e una radiofrequenza per separare gli ioni. C'è poi un altro analizzatore che è la cella a risonanza ciclotronica, e come vedete dalla figura anche questo è rappresentato qui come una scatola. Quindi anch'esso è una trappola in cui gli ioni sono intrappolati e vengono appunto analizzati. La cella a risonanza ciclotronica utilizza tutte e tre le forze, quindi utilizza un forte campo magnetico, un campo elettrico e una radiofrequenza. E poi abbiamo l'ultimo analizzatore introdotto nella spettrometria di massa nel 2004, che è appunto l'Orbitrap. E vedete anche qui Orbitrap, nel nome Trap c'è una trappola, è una trappola orbitale. Quindi anche questo analizzatore intrappola gli ioni, vedete c'è un elettrodo centrale che è incamiciato da un elettrodo esterno, gli ioni sono intrappolati all'interno di questi due elettrodi, assumono determinati movimenti e così vengono analizzati. L'Orbitrap utilizza solo un campo elettrico, non usa né la radiofrequenza né utilizza il campo magnetico. Bene. Una proprietà fondamentale degli analizzatori è la risoluzione. Allora, per spiegarvela in modo semplice, guardiamo questi due spettri. Qui vedete, prima abbiamo visto degli spettri in cui gli ioni erano rappresentati da dei picchi come delle linee, ma i picchi possiamo rappresentarli anche appunto in forma di profilo. E quindi qui avete due spettri, lo stesso spettro ottenuto in due modi diversi. Che cosa vediamo? Beh, vediamo che questo spettro, questo picco è abbastanza largo, mentre in quest'altro spettro la larghezza dei picchi è nettamente minore. Cioè qua i picchi sono molto più stretti rispetto che allo spettro che abbiamo alla nostra sinistra. Allora, in questo caso, sulla destra, diremo che abbiamo una risoluzione nettamente maggiore rispetto allo spettro a sinistra. A cosa ci serve avere una risoluzione elevata? Ci serve a distinguere ioni che differiscono per il rapporto massa su carica per decimali. Qui guardate, siamo a M su Z249 e qui ci ritroviamo questi tre ioni, lo vedete, che differiscono per pochi decimali nel loro rapporto di M su Z. E vedete, questi ioni hanno tre composizioni elementari, tre formule brute diverse.
E quindi tutte e tre hanno lo stesso rapporto massa su carica 249, ma differiscono nei decimali. Allora, se noi abbiamo un analizzatore a bassa risoluzione, otterremo questa curva nera, cioè non riusciremo a distinguere le tre componenti. Per poterli distinguere dovremo avere dei picchi molto stretti e quindi operare in alta risoluzione. Ecco allora che l'alta risoluzione, la spettrometria di massa in alta risoluzione è obbligatoria nel caso delle diossine e qui ne vedete alcuni congeneri. Perché? Perché guardate, qui in un intervallo di M su Z di 0,08 unità, quindi un intervallo estremamente stretto, abbiamo circa una quindicina di ioni possibili. E quindi se siamo obbligati ad avere dei picchi molto stretti e una risoluzione abbastanza elevata, perché se operassimo in bassa risoluzione otterremo questo profilo rosso che non ci permette, ci permetterebbe certo di distinguere i vari componenti, i vari ioni per come sono. L'alta risoluzione ci permette ancora di fare una cosa molto importante, non solo di distinguere ioni che differiscono nei decimali per il valore di M su Z, ma ci permette anche di misurare in modo accurato il valore di M su Z, ovvero sia di avere una significatività sperimentale sulla quarta cifra decimale. Cosa significa questo? Significa questo misurare la massa accurata. Quindi se io ho un analizzatore in alta risoluzione, per esempio l'Orbitrap, per esempio il TOF, per esempio i settori, sono tutti analizzatori in alta risoluzione, io posso misurare la massa accurata, cioè misuro il valore di M su Z con una significatività sperimentale sulla quarta cifra decimale. Cosa mi permette questo? Questo mi permette di poter determinare la formula bruta. Quindi io dirò non solo che questa molecola ha peso, questo ione, diciamo, ha un valore di M su Z 578, ma dirò anche che la sua formula bruta è questa e quindi aumento l'informazione per poter arrivare a identificare e a caratterizzare il mio ione e di conseguenza la molecola che lo ha prodotto. Allora vediamo un po', questo è uno spettro elettrospray di una molecola piccola, l'elettrospray come il MALDI non formano frammenti, quindi qui ho una molecola deprotonata, lo vediamo sono in modalità negativa, 205. Quant'è il peso molecolare? Il peso molecolare, se qui ho tolto un protone, dovrò aggiungere un protone. Quindi se è 205, il peso molecolare è 206. Come vedete, non ci sono frammenti. E vi dicevo poc'anzi, se i frammenti sono indispensabili per poter identificare la struttura. Allora, da questo io trovo peso molecolare, ho determinato il peso molecolare 206, posso andare a vedere in una banca dati quante molecole note ci sono con peso molecolare 206. Guardate quante ce ne sono in una banca dati, magari in altre ce ne sono ancora di più. E quindi questo vuol dire che circa 100.000 molecole note non posso certo permettermi di identificare quale molecola io ho, ci vorrebbero, sarebbe praticamente impossibile. Allora io posso aumentare la specificità della mia analisi? Certo che posso. Posso usare l'alta risoluzione, come si diceva, settori elettrostatico e magnetico, tempo di volo o Orbitrap. Allora io posso misurare la massa accurata, non misuro più 205, ma misuro 205.1221 e da questo valore mi permette di determinare la formula bruta del mio ione. Quindi ho ottenuto un'informazione in più, quindi oltre al peso molecolare ho ottenuto anche la formula bruta. Eh già, ma molecole che hanno questa formula bruta da 90.000 si va sempre intorno a 10-15.000. Io sono interessato a determinare la struttura. Come sono legati questi atomi di cui ho determinato la formula bruta? Per fare questo mi servono i frammenti, lo ione in sorgente non si frammenta, l'elettrospray non frammenta perché è una tecnica soft, ma io devo ottenere i frammenti per poter avere un'informazione strutturale. E allora per ottenere i frammenti in sorgente non si formano, li devo formare nella zona degli analizzatori.
E quindi utilizzo quella che si chiama spettrometria di massa tandem, dove il tandem è riferito a due analizzatori. Qui vedete il settore magnetico e il settore elettrostatico, che sono appunto legati insieme. Allora, se io ho queste quattro molecole che hanno tutte lo stesso peso molecolare, tutte la stessa formula bruta, io voglio capire quale molecola corrisponde a questo spettro di massa, devo prendere il mio ione, devo frammentarlo, devo fare lo spettro, vedete, massa alla seconda, lo spettro di massa tandem, ecco i frammenti, ci sono due frammenti che prima non c'erano. Studiando questi frammenti, io posso, studiando i frammenti, cercando di interpretare correttamente lo spettro di spettrometria di massa tandem, io risalgo alla struttura e quindi dico: guarda, che di queste quattro molecole possibili che io potevo avere, quella di cui ho fatto lo spettro, che ho in presente, è soltanto questa. Perché? Perché le altre hanno ovviamente spettri massa-massa diversi e guardate, queste tre molecole hanno tutte esattamente lo stesso peso molecolare, tutte esattamente la stessa formula bruta, ma hanno una struttura diversa e vedete i loro spettri massa-massa sono diversi. Lo spettro massa-massa potremmo dire è come se fosse un'impronta digitale della struttura del nostro ione. E allora ecco che prendo il no, abbiamo determinato il peso molecolare, la formula bruta, isoliamo il nostro ione, per romperlo lo facciamo collidere con un gas e si vengono appunto a formare i frammenti. Dall'esame, dallo studio dei frammenti, risalgo alla struttura del mio ione. Allora, questo è uno spettro di un peptide ciclico. Vedete, ho la molecola protonata 474. Prendo questo ione, lo vado a frammentare, collidere con un gas, guardate quanti frammenti. Tutti questi frammenti sono estremamente utili perché mi permettono di identificare la struttura. Vedete uno ione meno 18 dovuto alla perdita di acqua, quindi la mia molecola contiene almeno un ossidrile e così diciamo si prosegue nell'interpretazione dei dati. Allora, a questo punto conosco la mia molecola incognita, conosco il peso, conosco la formula bruta con l'alta risoluzione, l'ho determinata, conosco la sua struttura, l'ho determinata con la spettrometria di massa tandem. Cosa mi manca? Qual è la tua forma? Come sei fatto? Qual è la tua conformazione? Io conosco tutto di te tranne la tua conformazione. Se sei in una conformazione più compatta o se sei in una conformazione più distesa. Anche questa informazione possiamo ottenerla con la spettrometria di massa, utilizzando una tecnologia della spettrometria di massa che si chiama mobilità ionica. In che cosa consiste? Consiste in un tubo, lo vedete qua riportato, dove c'è una serie di anelli, di elettrodi ad anello che hanno un potenziale. All'interno di questo tubo c'è un gas che va controcorrente rispetto agli ioni, quindi va contro agli ioni. Quindi gli ioni procedono, diciamo, entrano all'interno di questo tubo, hanno questo gas contro di sé e un po' risentono del potenziale. Ovviamente lo ione che è più compatto, che espone una superficie minore al gas, va più veloce, quindi uscirà prima dal tubo. Il lo ione che invece o è più pesante o ha una forma molto più estesa espone al gas una superficie molto più grande, fa molta più resistenza e quindi uscirà dopo. Allora, con questo sistema, guardate, queste due molecole, questa blu e questa rossa, sono esattamente la stessa molecola, che però ha due conformazioni diverse. Questa rossa è più compatta, questa blu ha una conformazione più estesa. Queste due molecole hanno lo stesso peso molecolare, la stessa formula bruta, la stessa struttura, tutto identico. L'unica differenza è la forma. Allora, con la mobilità ionica, vedete, ottengo un mobilogramma dove la molecola più compatta, questa che è rappresentata in rosso, uscirà prima, avrà un tempo di uscita minore, la molecola che è identica a quella precedente ma ha una forma più distesa uscirà con un tempo maggiore. E
E quindi con la mobilità ionica, questo è lo stesso discorso, vedete, lo ione più compatto ha un tempo di uscita di circa 2 millisecondi, lo ione più esteso, sono identici questi due ioni, ha un tempo di uscita molto più, un po' più lungo. E allora con questo siamo partiti la volta scorsa nel nostro viaggio per identificare la nostra molecola incognita e abbiamo visto che con la spettrometria di massa possiamo determinare il peso molecolare, con la spettrometria di massa in alta risoluzione possiamo determinare la formula bruta, con la spettrometria di massa tandem possiamo determinare la struttura, con la mobilità ionica possiamo determinarne la forma e la conformazione. Allora, alla fine abbiamo identificato la nostra molecola e sappiamo come si fa. Questo è l'approccio che viene utilizzato in tutte le analisi che vi ho mostrato anche all'inizio, in tutti gli ambiti, da quello alimentare a quello ambientale, da quello clinico, dai beni culturali, nella biologia, nelle scienze omiche, dappertutto. Questa è la fine del nostro viaggio introduttivo nella spettrometria di massa. Vi ringrazio molto per l'attenzione che avete dedicato e diciamo, vi lascio la mia mail, se avete bisogno di qualsiasi informazione, non esitate a contattarmi. Grazie ancora e buona giornata.